buonasera, ecco a voi la linea Acciappino Massicci. Qui in diretta dallo stadio di Verano Patenora abbiamo qui in diretta con noi tre seghe. Qui Camoranesi il Dark. È il grande giocatore, il protagonista di questa sera, Giampiero. Buonasera. Allora, stasera si è disputata una grande partita, il bello delle donne. Vediamo, vediamo, vediamo chi sono. Il bello delle donne contro una squadra anonima, per dire. Allora, Camoranesi, stasera eri in panchina, ma la partita come ti è parsa? Molto bella. Ma avete vinto? Sì. Giampiero, ma mi hanno detto che ti hanno rubato un paio di gol. Com'è? Sì. Ma perché? Era fallo di mano. Era fallo di mano, porco zio, ma nella classifica come state? 6 punti. 6 punti in classifica, quindi saranno molto buoni. La prossima partita si disputerà il 2 agosto. Tutti qui a fare il tifo, abbiamo la nostra squadra di Ultras, prego, qui sulla sinistra. Olio, olio, Giampiero, la vigna vero. Olio, 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 olio. Allora, ecco qui il nostro il capo degli Ultras, Mastro, non si sa. Allora, questa sera, questa partita è stata eccitante? Sì, molto eccitante, ce l'ho duro. Eclatante? Molto eclatante. Va bene, tu vieni qui. Ecco qui un altro ragazzo un po' timido. Anch'io! Vieni lui, questa partita com'è parte questa sera? Splendida. Fateci un altro coro, dai, che andiamo di nuovo dal protagonista. Forza! Oi, 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 oi. Giapperemi da segna per noi. Ritornando qui alla nostra panchina dello stadio, sempre il nostro grande ospite, Camoranesi, giocatore dei mondiali 2009-2008, non si sa. Comunque, allora, ma tu, Trezeguet, proveniente dalla ex Africa, zona cecoslovacca albanese, che una volta ci mettevi 10 euro di benzina, ora li metti più. Porco Dio, ora non ci esce nemmeno. Non ci esce nemmeno una pippa con 10 euro. Non ci esce nemmeno una pippa, vabbè. Cioè, ma Camoranesi, tu con questa faccia un po' da sdrammatizzato, cosa ne parliamo del doping? Questa nuova droga per giocare meglio, posso per pomparsi. Tu ne sai qualcosa, hai mai provato? No. Ma ti piacerebbe? No, perché. No, ma è vero che c'è una flebo dietro la panchina? Perché ti serve? Sì. Ed ecco un intruso, passa un intruso. Va bene. Un intruso? Va bene, comunque. Allora, ecco qui Giampiero Eremita. Ma mi ha detto che tu ti alleni costantemente e continuamente. Sì. Ma sempre a giocare con i ragazzi della villetta. No. Ma no, non è vero. E qui dietro chi gioca? Io. Chi ha spaccato il vetro della macchina l'altro giorno, Dite la verità, ma mi ha detto che voi vi chiamano anche i ragazzi di Scampia. Non è vero. No. Non è vero. Passiamo via a il capo Mastro Lingo. Allora lui è amatore per i capelloni, perciò si chiama Trezeguet, ma però il nome è vero, è per le tre sighe. Allora, ma perché giusto, Trezeguet, confermi? Ma questa maglietta provocante, cosa mi ispira? Un primo piano a questa maglietta. Questa è la tua madre prima di farmela. Prima di farmela. Questa è dopo. Va bene. Allora, siamo qui sempre qui in diretta. I nostri Ultras sono scomparsi. Dove sono? Non vedo più Ultras. Ed ecco di nuovo un coro degli Ultras. Forza! Peppermita, cosa dici di questa gente che ti acclama con tanta voglia? Vado bene. Ti vogliono bene sotto la pianta. Vero. Mi senti da dietro? Ma sì, mica hanno rotto il cazzo questa sera durante la partita. Un po'. Ma comunque domani sera ha detto che devono fare come Napoli, che buttano lo scooter nello stadio. È vero? A Milano. Partita chiusa allora per gli Ultras di Giampiero Eremita. No. Giampiero Eremita? Sì. Ma Giampiero Eremita con la famosa parola chicchi, che cosa significa? Spiegaci il significato. Non lo so. Voi sapete il significato? No. Voi sapete il significato? Chicchi? Come la parola? Ma se la fai scritta la rotta? Chicchirarò. Dici, qualcuno la sarà, la saprà. Chicchitarorocci. Chicchitarorocci è aggiudicato a Trezeguet, che stasera si farà 3 seguet. Yeah. Di seguet, una seguet. Allora. La risata di Camoranesi, il primo piano, la risata, la senti la risata di Camoranesi, senti, primo piano a Camoranesi in faccia, Camoranesi, rimane a posto, Camoranesi in panchina squalificato, Roccio, arbitro, muore Camoranesi in campo, la flebbo, io sono venuto la flebbo, perciò, allora ragazzi,
per stasera questo è tutto. Arrivederci su www.chiocciolachapnichpai. porkypig.it. Arrivederci allo studio di Manapoli, qui in compagnia un nostro ultras in piccione, vedete come ringhia. Lo sentite come ringhia. Allora, un saluto a Giampiero, ho detto Giampiero, un sambiter. Il fratello di Beppe la Mafia. Ciao. Un saluto a Robinson Crusoe dalla terra dei Moicani, proveniente dalla ex vietnamita Jugoslavia, veterano di guerra, perso una palla, precisamente quella a destra, lo chiamavano monopalla. Per precisare, Giuseppe Eremita, proveniente dai meandri della Russia. E per precisare, tre sequestri. Il neo slovacco, il neo celco, il neo bizantino. Per precisare, ci sono anche la festa medievale il 4 e l'8. Sì, partecipo. Va bene, da stasera lì è tutto. Un saluto ai nostri tifosi. Un saluto ai nostri tifosi, arrivederci alla prossima. Aio io, 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 c'è Paremi da segna per noi. Dacci 5, Giampiero. E alla prossima, arrivederci a tutto. Kiki Terror Watch.